devo? Ma gli fai l'atletica? Dai, che lei non la sopporta, non sopporta l'atletica. Dai, che non si fa, no, non si fa, dai. Vai più forte. Ah. Cristian, che cosa gli fa papà a nonna? Gli fa il selletico, guarda quello come ride. Difendi nonna, difendi nonna. Ma sei cattivo. Quella cosa come cattivo, ma ne vado. Cosa hai fatto nonna? Terribile. Andiamo, vieni qua. Dice basta, basta. Aspetta. Allora, osso atletico. Cocchia. Osso atletico. No. O formaggio puzzolento. Queso con coppette. No. O uno o l'altro. Scegliere, scegliere. Quale vuoi? Ah, tipo la. O te mangi il formaggio puzzolente o te mangi il atletico? Quale formaggio puzzolente? Gorgonzola. Ah, capirai. Col pecorino. Mi sa che preferisce che gli fai il solletico. Bene. Va bene. Ma sì o no? Dai, dai, un po' di solletico, dai. Il solletico, dai, va bene? Cattivo, guarda, non amo lo svegliate. Cattivo. No. Cattivone. Cristian, digli qualcosa a papà. Digli papà, non fare così. Che poi nonna non riesce a dormire, digli, Il saluto che non si fa prima di dormire. No, perché gli voglio fare due domande a mia madre in italiano. Vediamo se dopo 15 giorni Aspetti un attimo lì che non sento niente, c'è un casino tra la vediamo se stufa e il. Non le ha lasciato a tua mamma. Va bene. Gli vogliamo fare una domanda a nonna? In italiano? Sì. Nonna, come si dice? Come si dice in spagnolo? O in spagnolo? Come si dice in italiano? Tengo hambre. Molto fame. Che scemo. No, tengo come si dice? Oh. Vedi, fammi sì che lo sa dire. Tengo hambre? Come si dice? Come si dice? Tra Già si è dimenticata. Gliel'hai detto adesso. Cosa? Oh. Tosse, tengo a me. E perché gli viene da ridere? Oddio, si vergogna. Come si dice in italiano? Come si dice in italiano? Sto ridendo. Gliel'hai detto in italiano, scusa. Ma sei là, guarda, te sei tremendo. Come si dice in italiano? Come si dice in italiano? Dicelo in spagnolo.
sì. Non in italiano, no, scusa. Comì arroz con carne. Comì il riso con... No, comì no. No, comì, però non si dice. Come si dice comì? Non lo so. Dai. Comido, no sé cómo se dice. Comido no es. O he comido sería la traducción literaria, tendría que ser he comido, quindi o mancha. He mangiado. O mangiado. Mangiato. Mangiato. O mangiato. O mangiato. ¿Eh? La carne. ¿Con? Con el riso. Con el riso. ¿Y cómo se dice en italiano invece? Me dite cosquille. Ah, non lo so. Dai, è difficile. È difficile. Oh, me hiciste cosquillas. Mi hai fatto il solletico. Ven aquí. Dai. Vieni. Vieni qua. Vabbè, è uguale, vieni qua, vieni qui, è uguale, va bene. Scendi da lì. Ma perché lei si è imparata sta cosa? Quando è che gli hai detto scendi da lì? Dai, come? Scendi da lì. Scendi da lì. Ecco, bravi. Ma perché, quando è che gliel'hai detto sta cosa? Tipo 3 anni fa, siamo fatti tipo 4 mesi perché si imparasse quella parola. Perché se mi olvida. Allora. Si dimentica. Come si dice? Yo nací en Cuba. Yo nací en Cuba. ¿Yo? ¿Cómo se dice yo? Yo. Ajá. ¿Sono nata? ¿Sono qué? Nata. ¿Sono nata? Cuba. Ah. Vamos, repite. ¿Sono nata a Cuba? ¿Sono nata a Cuba? A Cuba. Ok, ahora ritorniamo alle domande principali. ¿Cómo se dice tengo hambre? Si è dimenticata, no. Tengo era molto, no, molto è mucho. Molto seria mucho. Tengo si dice oh. Oh, no, vabbè. Ho fame. Si dimentica le cose. Mi è venuto il caffè. Ah, quello sì che se lo ricorda. Brava, mi piace. Come si dice l'ultima, l'ultima. L'ultima, l'ultima. Che magia, sì. Per favore. La ultima. Tengo 60 anni. Tengo, come si dice? No, già ti sei ricordato, ti sei scordato. Tengo. Io. Io. Però tengo. Tengo com'è? Io. Come si dice ho, oh, tengo hambre? Io ho. Oh, 60, non so come si dice, anni, però. 60. 60 anni. 60, suona fischi e canta, vai. 60. Suona fischi e canta. 60. Oh, come sei cattivo? Suona fischi e canta. Suona fischi e canta.